Se lei mi sta dicendo che tutti i giornali... Francesco, non mi sembra che tutti i giornali siano a favore di questo governo. Assolutamente no, tutt'altro. Allora, vabbè, diciamo che Gildo dalla provincia di Lucca, che ha detto una stupidaggine. Gildo provincia di Lucca, dai. Però. Gildo, dimmi, Gildo. Poi uno come cazzo fa a chiamarsi Gildo? Gildo. Vabbè, Gildo, dimmi. Mi senti, Peppe? Sì, Gildo. Come, uno come fa a chiamarsi Gildo? Vabbè, comunque io conoscevo Gilda, non Gildo, Gilda. Ascolta, oh, Gildo, nome. Vabbè. Ascolta, cioè, Peppe, sono il Gildo della Bocca, Gildino, il tromber della Versilia, dai. Peppe, cioè, ci siamo già sentiti. Babbo era un grande tromber della Versilia. Cioè, tuo padre, alla non bussola, ho capito. Alla bussola, certo. E poi Gildo viene dalla botte, no, del Gilda. Lo sai che nella botte c'era tutta forata, c'era un lui o un lei, no? Ma allora perché non ho capito, allora? Niente, perché mi dici come faccio a chiamarmi Gildo? Il nome deriva da papà, che era un amateur. Cioè, che cos'era tuo padre? Cos'era un amateur, un leccatero, un amateur, de femme. Sì. Tromber de femme, tuo padre. Un tromber de femme. Sai cosa mi diceva sempre quando passava una donna? Cosa? Senti il feto. Senti un po' Parenzo se conosce il feto di una donna. Il feto? Il feto, S come savona. Il seto? Seto. E cos'è il seto? Cos'è il seto? È l'odore della passera. L'odore. L'odore della passera. Beh sì, l'odore è fortissimo spesso. Quando non sarà il bidet? In alcuni casi è molto forte, quando è molto ora forte è molto gradito a me è molto bravo, sono pienamente contento e ma mi sembri uno un po' malato da questo punto di vista, un po' fissato, no? Toglierei un po', però, cioè però, tu vivi per la figa tu vivi per la figa, diciamo la verità. Quanti anni hai, Gildo? 60, poco più 60, ancora, ormai. Ti funziona perfettamente il viale del tramonto. Funziona no, tutto. No, è sempre basotto, si ha con gli aiutini, con gli aiutini, con il Viagra però. La chimica non la uso. Vabbè, cosa volevi dire, Giulio? Cosa volevi dire? Volevo dire una cosa seria adesso, a parte questo. Non sono tanto d'accordo con te, Beppe, di solito lo sono quando mi dici della piattaforma Russo, che è una forma, una cazzata, perché diciamo è una forma abbastanza democratica, no? E quindi la promuoverei. E poi riferendomi a Parenzo, che non ti ha risposto sulla domanda come votava, come avrebbe votato sì o no, lui avrebbe votato sì, perché. Cioè, ma io non sono un iscritto ai 5 Stelle, quindi che perché c'è entrare un gioco di votare sì o votare no? Che discorso voto cose dei 5 Stelle, come non voto alla direzione del Partito Democratico io. Sì, però Parenzo, però devi capire questo. Come non voto per destituire Salvini, cioè fossi un militante della Lega tutti, e direi che il mio leader, il capitano, insomma ha fatto una linea tutti. Un po' sbagliata. Fermi tutti.